Ragazzi, visto che ieri non sono usciti i video causa la mia malattia, molto 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 probabilmente stasera alle ore 20 uscirà un secondo video, ma non ne sono sicura, dipende da diversi fattori. Se anche voi volete alle ore 20 un altro video, mi raccomando, spolliciate questo video come dei matti, soprattutto commentate con tante idee interessanti su come potrei, tra virgolette, fare un nuovo spacchettamento di queste scatole. Quindi mi raccomando, sbizzarritevi con la vostra fantasia, inventate i modi più strani e assurdi per spacchettare queste scatole che mi arrivano mensilmente. Io mi fido di voi, lascio tutto quanto nelle vostre mani perché l'idea più figa verrà presa e io la farò. Quindi mi raccomando, spolliciate, commentate e adesso vi lascio al video. Buona visione! Il tubo, sono Gianni, un nuovissimo video. Oggi sono qui per un nuovo video vlog. Oggi infatti spacchetteremo la Geek Fuel di questo mese e ci saranno un bel po' di gadget come al solito. Prima di cominciare invito subito a lasciare tantissimi like, quindi mi raccomando spaccate il tasto di mi piace perché so che questi spacchettamenti vi piacciono e vorrei pensare di fare qualcosa di nuovo, tipo l'obbligo o gadget che ho fatto quest'estate, ma ancora non so bene cosa fare. Quindi se volete potete ovviamente consigliarmi nei commenti qualche modo particolare di spacchettare queste scatole. Di cosa si tratta? Si tratta semplicemente di alcune scatole che mi arrivano ogni mese, la Geek Fuel, la Super Geek Box e la One Up Box, che praticamente all'interno hanno dei gadget ogni volta, ogni mese con un tema diverso. Io ragazzi vi consiglio di acquistarle perché sono veramente convenienti, perché all'interno trovate tanti gadget che complessivamente hanno un valore superiore ai 40 dollari, mentre queste scatole costano intorno ai 20 dollari. Quindi mi raccomando, se le volete acquistatele perché è una grandissima occasione. Anche perché secondo me è fighissimo scoprire ogni mese qual è il nuovo gadget. Oh, sono ancora raffreddata. In questi giorni, ragazzi, ho mancato qualche giorno per caricare i video perché, come potete notare, sono un po' malata e quindi ci sono stati dei giorni in cui non sono riuscita a registrare. Però forse oggi usciranno due video, quindi rimanete connessi al canale perché forse alle ore 20 riuscirò a caricarvi un secondo video. Ora cominciamo con la scatola. Questa è la scatola, per chi non l'avesse mai vista, Super Geek Box, molto molto bella. È la più grande di tutte, di quelle che ho io, ovvero la One Up Box e la Super Geek Box. Questa qui è la più grande e contiene davvero degli oggetti strafighi, infatti è tra le mie preferite. Allora, aprendola, togliamo l'involucro superiore e abbiamo subito una rivista di Doctor Who. Io non seguo Doctor Who, però mi piacerebbe iniziare a seguire questa serie perché so che è molto figa, vedo in giro molte molte cose su Doctor Who. Intanto c'è qua un bellissimo adesivo della Geek Fuel. Apriti sedano, apriti sesamo. Ok, eccolo qua. C'è un certificato di autenticità. Questo qui è un certificato di autenticità che non ho idea di che cosa serva. E all'interno la rivista, che credo abbia con sé anche, tipo, credo, non ne sono sicura al 100%, ma abbia tipo un poster del Doctor Who. Sì, mi sa di sì. Credo, no, mi sa di no. A sto punto non lo so esattamente. Monthly Mystery Box. No, all'interno. Ah, è un fumetto del Doctor Who, questo qui. È proprio un fumetto figo. E credo che sia un'esclusiva Geek Fuel, perché qua in basso c'è il logo della Geek Fuel. Quindi sì, credo proprio che sia un'esclusiva. La cosa bella della Geek Fuel è che all'interno c'è sempre anche una key per un gioco. In questo caso il gioco è Fallen, che costa 20 euro su Steam, e dietro c'è la key che non vi faccio ovviamente vedere, altrimenti me la rubate cattivelli. Quindi questo qui è la key di un gioco e vale soltanto questa 20 euro, 20 dollari, scusate. Cioè, calcolate, tutta la scatola vale 20 dollari, mentre soltanto questa che si trova all'interno della scatola vale 20 dollari. È completamente un affare. Poi, come al solito, abbiamo la maglietta, che in questo caso è tipo fichissima. Il tessuto è molto particolare, ora voi non potete notarlo, ma il disegno è bellissimo. Guardate, questo qui è il disegno, che sarebbe, credo sia di Civil War, che è davvero bellissimo. Smash 'em, crash 'em. Davvero, ragazzi, ha una grafica meravigliosa questa maglietta. In genere io non indosso questo tipo di magliette, ma il colore è troppo figo e anche il disegno è troppo bello. E niente, questa maglietta la adoro. The Brow to Settle in All. Che figata. Poi abbiamo una cosa tipo troppo carina, che è
il First Order Stormtrooper, gli Stormtrooper di Star Wars, che è tipo bellissimo, non so esattamente di che marca sia. Ah, è Disney, questo qui è uno, proviene da uno store Disney, come potete vedere dal logo qui in basso, ed è carinissimo, col testone, col corpicino piccolo, anche la sua bellissima arma. Lo aggiungerò alla mia collezione che tengo qua dietro. The Doctor Travels Through Art History. Questa è sempre dedicata a Doctor Who. E c'è questa piccola scatoletta che dietro ha una scritta che dice: quando le grandi onde colpiscono nel mezzo di una notte stellata, il buon dottore viaggerà attraverso il tempo per salvarci tutti. Wow, molto poetica come cosa. Toast your favorite Brit and an American Gothic classic the new time you've got to Nightworks over for a drink. Non ho idea di cosa siano queste cose che stanno nella scatola, però sembrano dei sottobicchieri. Guardate queste cose qua, sembrano proprio dei sottobicchieri. Adesso le apro, vediamo un attimo se ho ragione, ma credo proprio di sì. Come vedete, questo è un quadro di Van Gogh col TARDIS qui, che è molto figo. Sì, questi sono tutti quadri famosi, solo che non mi ricordo i nomi e gli autori dei quadri, cioè li riconosco. No, questo non lo conosco, cioè l'avevo visto in un cartone animato quando ero piccolina, ma non so di cosa sia, però c'è il TARDIS in tutti questi. Sono praticamente, credo, dei sottobicchieri, perché come vedete dietro c'è il sughero. Quindi secondo me sono proprio dei sottobicchieri e sono tipo bellissimi, sono strafighi. Le sorprese però non sono finite, perché qua ho anche degli adesivi degli Avengers, dello scudo di Capitan America, che sono tipo fichissimi. Si chiamano Smile Makers. Ok, cioè sono della Smile Makers, credo. Io adoro gli adesivi, quando ero piccola li attaccavo tipo da tutte le parti, ovunque c'erano adesivi attaccati. Adoravo soprattutto gli stacca-attacca, quelli dove potevi creare delle storie attraverso gli adesivi, che li potevi staccare e riattaccare dove volevi. Avevo quelli di Winnie the Pooh, che voglio dire, non sono proprio il massimo, però io andavo matta per Winnie the Pooh, guardavo tutti i cartoni animati di Winnie the Pooh, quindi per me erano grandiosi. E infine abbiamo, come al solito, la rivista della Geek Fuel. Infatti c'è qui Civil War con l'immagine simile a quella che c'era sulla maglietta, e all'interno troviamo un sacco di cose interessanti per i gamer. Infatti ti dice le nuove uscite di Spin Planetoid Pioneers, sembra carino questo gioco. Poi abbiamo tutte le varie nuove uscite delle varie console, eccetera eccetera. Poi vabbè, c'è il gioco qui di Fallen, che vi fa vedere più o meno di che cosa si tratta, molto molto bello. E ci sono anche informazioni su cose nuove che potete trovare, vedete, ci sono anche informazioni sui cosplay. Insomma, questa rivista è molto completa, bisogna masticare ovviamente un po' di inglese per riuscire a capire ciò che c'è scritto, però non è poi così difficile, alla fine vi aiutate con un vocabolario, con Google Traduttore, e ce la si fa. Ok, poi alla fine abbiamo anche qui l'immagine di quello che abbiamo potuto trovare nella scatola. Queste sono le magliette nei vari colori che erano disponibili, credo. E dietro abbiamo i due Stormtrooper che potevo trovare, molto molto carini. No, l'altro, questo è uno Storm e questo è un Flametrooper. Ok, io non sono fan della saga di Star Wars, ne capisco abbastanza poco, ho visto solo un film di tutti quelli che sono usciti, però vabbè. Poi qua ci sono i due fumetti di Doctor Who, e ci sono anche i coaster set, che a quanto pare qua parla di cocktail, quindi a quanto pare sono dei sottobicchieri, proprio come avevo pensato io. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lo spacchettamento è finito, io davvero mi diverto un sacco a spacchettare queste scatole, perché all'interno ci trovo sempre cose fichissime. Non vedo l'ora che mi arrivino le altre due scatole, ovvero la One Up Box e la Super Geek Box, anche se la Super Geek Box non la vedo da un po', quindi non lo so perché non mi arriva da un po', non so se ci sono stati problemi, non so se l'azienda ha interrotto all'improvviso, tra virgolette, l'abbonamento. Comunque in descrizione trovate tutti quanti i link per acquistare tutte quante le scatole. Io vi consiglio di farlo perché appunto trovate delle cose molto interessanti. Se siete appassionati a questo mondo dei videogiochi, dei fumetti, di tutte queste cose tra virgolette geek e nerd, se vogliamo dire, io vi consiglio di abbonarvi, perché vi conviene tantissimo, ci trovate cose fantastiche all'interno. Mi scuso per i cani che stanno abbaiando, ma non riesco a farli smettere, ci sono andata minimo 3 volte ad arrabbiarmi con loro per farmi smettere, ma non vogliono assolutamente finirla e non so perché. Basta, finitela! Hanno smesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, tanti commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, giovedì a tutti ragazzi.